Questo è il primo libro, diciamo così, che merita la pena di essere ricordato e come, almeno personalmente, con un egoismo particolare, cioè io posso mettere davanti questo libro Sprühe, la parola Sprühe significa scintille e perciò queste scintille sono le prime scintille che hanno dato vita poi alla manifestazione culturale più in pieno. Sprühe, perciò sono le scintille delle prime manifestazioni della cultura piemontese nel mio cuore. Parlo del mio cuore, cioè in definitiva non voglio interpretare quello che è stata poi la storia definitiva di tutto quanto il movimento della cultura piemontese.